ciao a tutti ragazzi, quest'oggi, come potete vedere, ci troviamo qua su The Binding of Isaac. Ci troviamo qui su The Binding of Isaac Afterbirth. Ma Tony, che bella la musica, però fatemela abbassare un poco se non muoio di sordite. Perché ci troviamo su The Binding of Isaac? Intanto oggi continueremo una partita che stavo facendo ieri sera. Visto che The Binding of Isaac ci sto giocando, diciamo ci gioco da oramai, non dico un anno, ma vi farò vedere quante ore di gioco c'ho su The Binding of Isaac. Intanto vi faccio vedere più o meno a che punto sono. Ancora devo sbloccare The Keeper, perché diciamo sì, con The Lost Ark non fa niente, va bene, abbiamo una win streak totalmente negativa. Diciamo questo più o meno è il livello dove sono arrivato adesso. Adesso ragazzi volevo intanto, vabbè, continuare la partita di The Lost. Poi volevo parlarvi soprattutto, allora intanto guardate qua che cosa ho. Ovviamente abbiamo Holy Mantle che si sblocca appunto mettendo circa 700 e passa monete nella slot appunto della grid mod. Abbiamo 46 monete e sapete che vi dico, forse oggi riesco anche a sbloccare The Keeper, perché io sono a circa 900 e passa monete. Quindi sì, allora io volo, quindi ciao carissimo, guardate quanto danno faccio ragazzi. Matton, no no no, la troll bomb, la... ragazzi, se mi colpiva, cioè era la fine, era la fine. Muori, Mattonmi, che Mattonmi. In ogni caso, qual è la particolarità di The Lost? La particolarità di questo personaggio è un colpo e muore. Con Holy Mantle sono due colpi, diciamo, perché il primo colpo se lo becca Holy Mantle, diciamo, questa abilità. E poi The Lost, non avendo cuori, al primo colpo che subisce, appunto, siamo morti. Adesso siamo da Sheol, quindi io direi di cominciare a fare le wave, ovvero le ondate. Ma Tony spera, cazzola, però se mi spawni nel buco del naso. Ok, ragni 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 ragni. Comunque ragazzi, allora vi volevo parlare di una cosa. Io non so quanti di voi seguono Sabacco no Maiko, comunque io lo seguo tanto, è uno degli youtuber che più mi piacciono, almeno in questo momento, che mi piacciono tantissimo. Ok, orta. Porca troia, porca troia, sono stato colpito, annulliamo qua. Dove cazzola? Ok. Ok, sono stato colpito, quindi Holy Mantle si è disattivato. Quindi usciamo e rientriamo, così si riattiva. Vi dicevo, sto seguendo tantissimo Sabacco no Maiko e ovviamente sto seguendo la sua serie su The Binding of Isaac. A me questo gioco piace davvero tanto, e allora volevo proporvi una cosa. Vorrei fare più o meno la stessa cosa che fa lui, vorrei iniziare a farla io. Perché voglio iniziare più o meno la stessa cosa che sta facendo lui? Allora, guardando la sua serie, chi lo segue sa che... tua sorella, porca tua sorella. Ok ragazzi, se vengo colpito sono morto tantissimo. E io vorrei tanti... ok, abbiamo le anime. Sì, vabbè, le lacrime spettrali. Quindi dai, muori per favore. Muori, ok, 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 ok. Ma Tommy, tornando a noi, nel frattempo facciamo il bo... no, vabbè, no, io qua sono morto. 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 Porca troia, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non ci voglio. Oh, battonmi. Battonmi, battonmi, battonmi. Ok, allora. Cosa importantissima. Cosa bellissima di The Lost. Guarda, tac e tac. Può prendere tutto senza problema, che succedono le cose. Ok, prendiamo tutte queste monete. E cosa vi stavo dicendo? Allora, Sabacco già sta portando questa serie, diciamo, dove scopre il gioco, eccetera, eccetera. Un colpo volendo lo posso anche subire. Ok, perfetto. Abbiamo finito il piano, possiamo anche scendere. E chi come me lo sta guardando, diciamo, sa come gioca Sabacco. Comunque io per il momento ho visto i primi 70 episodi quindi diciamo mi mancano gli ultimi 10, visto che per il momento e lui ha caricato tipo 83-84 episodi, però non li carica giornalmente, quindi appena arriverò al suo ultimo episodio mi toccherà aspettare un pochettino prima di vederne degli altri. No, sapete che vi dico, io prendo la testa così divento guppy. Oddio, sono già gappi, che ho fatto una cazzata. Comunque, le mosche ci possono tornare utili, sinceramente, schifo non fanno. Siamo arrivati allo shop, entriamo dentro, non c'è niente. Vabbè, no, vabbè, vabbè, però il culo che c'ho è incredibile. E quindi perché volevo iniziare proprio The Binding of Isaac? Allora, intanto perché come gioco lo amo, davvero, mi piacerebbe da morire. E anche perché vorrei cominciare a portare video un pochettino più lunghi, come era il mio standard
visto che con gli anni YouTube è cambiato. Oddio, ho subito un colpo, spero di no. Non, aspetta, no. Mi sento troppo insicuro. Devo disattivare la win streak. Fatemi uscire e rientrare. Dicevo, questo gioco mi piace tanto e vorrei portarlo tantissimo la sera. Uppare un video al giorno, tutti i giorni, alle 20, alle 21, non lo so, ma una serie proprio serale. Tanto io non sto attivando la testa di Gappi, bravo Pepo. Ok, ma Tommy, quante mosche. Tommy, sono fortissimo. Ok, salva, attiviamo di nuovo le mosche. Ciao, bellissimi che siete, ma Tommy. Ok, tocca fare il boss. E volevo utilizzare questo video, diciamo, come prova. Nel senso, volevo capire se la cosa vi poteva interessare, se la cosa vi poteva prendere. Perché se da voi non vedo l'interesse, capite bene che, cioè, io una serie la porto per voi, ok? La porto per farvi vedere qualcosa. Se vedo che voi non la seguite, comunque non siete interessati, cioè che io debba lavorare su qualcosa che la gente non si caga di striscio, capite bene che un pochettino mi rompono, diciamo, mi rompe i zebedei, no? Perché qua non c'è nulla che mi può tornare utile, a meno che non prendo lui, non lo so, lo usiamo? Sì, lo usiamo. Ok, The Fool, una carta totalmente inutile. Ci riprendiamo la nostra testa di Gappi, che è bellissima. Prendiamo tutte le nostre monete. Incredibile, ma vero. Per la prima volta, ragazzi, questa è davvero la prima volta che arrivo a... Questo qua fa un casino di danno. Il coltello fa... Oddio, questo non mi ricordo che fa. Questo è un oggetto del patto con gli angeli. Vabbè, allora, questo qua dovrebbe... Ok. Ragazzi, non so se ho fatto la scelta giusta, sinceramente. Però, cioè, capite bene che... Un attimino, sono impanicato. Vabbè, 63 monete. Andiamo ad affrontare Grid. O meglio, Super Grid o Ultra Grid, o come cacciarola si chiama lui. Sì. Ok, allora. Ma Tommy. Allora, non ho tanto range e ciò non è per niente positivo. Perfettissimo. Ciao carissimo. Ma Tommy. Ok. Ragazzi, no, io non so se vedete il danno incredibile. Mamma Tommy, no. Allora, Pepo, stai rilassato. Pepo, stai rilassato. No. Ok, no, Pepo, stai calmino. Pepo. Ok, colpiamo. Oh, bombe. Porca vacca. Ma Tommy, che ansia. Ok, ma Tommy, che culo. Ok, sono stato colpito. No, le chiavi no. Ragazzi, c'ho un'ansia allucinante. Porca troia! Oddio! No, la grid, ragazzi. No, porca troia, porca... Oddio, che culo! Ragazzi, mi ha salvato! No, mi sa che... Porca... Dannazione! Oh, ok. Che culo! C'ho il dead cat, vero? Vero. Ho il dead cat, sì. Abbiamo 9 vite. Ce la posso fare se non mi deconcentro? Cioè, raga, la rottura è che c'ho poco range. Per chi di voi magari non segue Sabaku, che serie vorrei portare? Finire il gioco, in pratica, ok? Video serali è una prova che vorrei fare, però, sinceramente, se la inizio, questa la vorrei terminare. Quindi, sì, diciamo, sarebbe una serie che, tipo, dovrebbe arrivare sui 100 e passa episodi, se non di più, visto che è un gioco abbastanza complicato. E con The Lost è praticamente impossibile battere Grid. Dai, però, che rottura. Che poi il danno glielo faccio. Non è che dici tu non glielo faccio il danno. No, glielo faccio il danno. Ti prego, non le chiavi, che sono quelle che mi mettono più in crisi. Ok, Suka, non ti lascio evocare niente. Sei pazzo, sei impazzito. Vi levate, per favore. No, vabbè, però tua madre è una bella donna che sabbatte. Sai, sabbacuno Mike. Ok, vai, scendi. Ciao, carissimo. No, cioè, gli faccio un danno incredibile, però. No, levatevi. Ste monete non mi piacciono per niente. No, non lanciare le monete. Stai calmo. Rilassati. Ma Tommy, che sei agitato. No. Ste monete no, mi fanno male. Ma Tommy. E levatevi.
Ok, vabbè, vaffanculo, vaffanculo. Ho subito il colpo, ho subito il colpo. Stai calmo. Quanto è duro, Grid. Mamma mia, quanto è duro. No, vabbè, però, No, vabbè, però, No, vabbè, però, Vorrei provare a parlarvi, ma è seriamente complicato stare attento a quello che fa lui e nel frattempo farvi un discorso di senso compiuto. Comunque nei commenti, davvero questa volta gradirei tantissimo che lasciaste commenti proprio inerenti alla vostra scelta. Vi piacerebbe? A me piacerebbe davvero tantissimo farlo, visto perché, visto che come gioco lo amo davvero, cioè è uno tra i giochi dove ho passato più ore in assoluto e vorrei condividere con voi proprio, diciamo, la crescita che ho fatto su questo gioco, ovvero... Madonna, che culo, gliel'ho parato, non so nemmeno io come. L'unica rottura è che abbiamo pochissimo range, sti coltelli non vanno lontano. Madonna, che fastidio, rottura. Che poi bastava o aumentare il range o aumentare il tiers up, perché in questo caso con i coltelli, se aumentiamo il tiers, ovvero la... No, sei sto cazzo che te le la... Ok, ragazzi, ancora non ho subito nessun colpo. No, non ti curi. Sto cazzo che ti curi. Sto cazzo che un pochettino si è curato, ma va benissimo. Ragazzi, no, ragazzi. No, 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 no. Basta curarsi. Mattomi, usa un pochettino di coraggio. Mattomi, che ansia. Mattomi, che ansia. Mattomi, che ansia. No, 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 no. Sì, sì, sì. Sì, ragazzi, ho battuto oltre Grit con The Lost. Oddio. Vabbè, 902 monete, col culo che la riempo. Oddio, ragazzi. Mamma mia, mamma mia. La mia prima completion mark, o marker, come cazzo si dice. Comunque, la mia prima cosa con The Lost. E la Grid è, diciamo, la più semplice, no? In ogni caso, ragazzi, vi chiedo scusa per il discorso molto confusionario. Certo, mi sarebbe piaciuto sbloccare pure The Keeper, Ammetto che mi sarebbe piaciuto davvero tantissimo. Non ricordavo che avessimo... Esatto. Non ricordavo che avevo messo 900 monete. Ok, me ne mancano 40. Tra 40 monete sbloccherò The Keeper. Porca vacca. Porca Tony. Ma Tony, la mia gioia. E finiamo. Ragazzi, fatemi sapere la vostra. Oh, guarda qua che cazzo. Cosa brutta, una cosa macabrissima. Ma una cosa macabrissima. Ma che cosa? Vabbè, The Binding of Isaac, che comunque è così, è una cosa macabrissima, proprio il gioco di per sé, proprio veramente. Infatti, oh. Bellissima come cosa. E abbiamo terminato. Guardate qua che bello. Andiamo su The Lost. Dov'è The Lost? Eccolo qua. La Grid Mode. Yes. Ragazzi, sul serio, fatemi sapere la vostra. Vorrei portarci davvero una serie dove completiamo tutto, ragazzi. Tutto qua. Ecco, considerate che lo rinizierei dall'inizio, ok? E insieme scopriremo il gioco. Visto che, come stavo dicendo prima, che il discorso non li finisco mai. Vabbè, stavo giocando, capitemi. Per chi segue Sabacqua, vede che Sabacqua è un po' distratto, ok? E questa cosa un attimino mi fa Matton me. A quanti di voi, magari, che lo seguono, è capitato che lui mette una bomba per una stanza segreta? Almeno nei primi 70 episodi è così. Ora penso comunque l'abbia capito. Mette una bomba, tipo, pensando che è una stanza segreta. E io che dico, Sabacu, no, Sabacu, non è quella la stanza. Oppure mentre sta per uccidere un boss, voi pensate, vabbè, ora l'Eternal Art che ha droppato prima lo andrà a prendere. Sicuramente lo sta lasciando per dopo, alla fine. E poi passa il livello e tu dici, Sabacu, pure tu ti sei dimenticato le cose. Quindi, anche per questo mi piacerebbe portarci una serie e vorrei veramente un vostro feedback in merito a questo. Mi piacerebbe davvero portare una serie serale. Ragazzi, serale, i video di questa serie usciranno dopo le 8. Non so ancora l'orario, sono indeciso se scegliere tra le 20 o le 21. Però è una cosa che mi piacerebbe fare. È da più di un mese che penso a questa serie. Non l'ho ancora portata per il semplice fatto che, appunto, non so quale sarà il vostro feedback. Nel mio canale ho già portato qualche altro video di The Binding of Isaac e diciamo che nessuno
nessuno se l'è proprio inculato, però siccome l'ho portato magari 7 mesi fa questo gioco, provo a riportare un video adesso, vediamo come va. E niente, comunque come vedete non sono messo malissimo a completaggio di gioco, visto che allora con Eden ho finito tutto, con Lazzaro pure, Azazel pure, Samsone tutto, con Eve diciamo non ci gioco mai, bravo Peppo, con il Blue Baby diciamo pure lui devo fare un po' di cose, con Giuda mi manca Mega Satana e la Chest, poi con Kain ho fatto tutto, Magdalena ha fatto tutto, Isaac ha fatto tutto e anche con Lilith. Detto ciò, nulla ragazzi, questa è la mia intenzione, mi piacerebbe portare questo gioco e completarlo al massimo, ovvero sbloccare l'achievement 1001%, più o meno la stessa cosa che sta facendo Sub, però col mio gameplay. Non so se farò come fa lui, ovvero mettere ogni volta che prendo un oggetto, mettere le specifiche di quell'oggetto, non lo so se farlo, magari consigliatemi qui sotto, datemi qualche idea e boh. Però ammetto che questo gioco è da più di 7 mesi che volevo portarlo, però sì, non lo so, rischio, dipendo da voi ragazzi, dipende tutto da voi. Detto ciò ragazzi, io spero tantissimo il video di oggi vi sia piaciuto, anche le challenge ovviamente dovremmo fare, cosa normalissima. Io ancora non ho fatto Purist, Speed, qualcosa di improponibile, però ho finito The Guardian, ho finito The Guardian, non chiedetemi come, ma ho finito The Guardian. Detto ciò, ad un prossimo video, vi voglio bene e ciao ciao. In ogni caso in questo video vi ho portato una run finita con The Lost, quindi comunque sono stato bravo.